magnifica notizia! Elena e Mortimer si sposeranno! Oh, si sposano! Sì. Oh, Mortimer! L'abbiamo tanto sperato! Ah, che tesoro! Ma guardatela, guardatela come saltella fra quelle tombe, che carina! Ah, ho dimenticato una grossa busta qui la settimana scorsa. C'era uno dei capitoli del mio libro su Thoreau, l'hai veduta? Beh, se l'hai lasciata qui da qualche parte deve essere. Quando vi sposerete, che progetti avete? Dobbiamo festeggiare. C'è rimasto un po' di torta. E dobbiamo aprire una bottiglia di vino. Quando penso che è successo in questa stanza. Ma dove diavolo l'avrò messo? Senti, io spero che questa sera il lavoro sia bello, qualche cosa di romantico. Che titolo ha? I delitti si scopriranno. Oh, mio Dio. Già, appena si alza il sipario, la prima cosa che si vede è un cadavere. Zia Abby! Sì, caro! Facevate dei progetti per mandare Ted in quella... sì, insomma, Valle Felice. Sì, il reverendo Hart ha portato qui le carte che Teddy deve firmare. Eccolo, ecco, deve firmare in questo momento. È giù in cantina, fatelo venire su immediatamente. No, no, non c'è tanta fretta, no? No, quando lavora al canale non è possibile farlo pensare ad altro. Teddy deve andare subito a Valle Felice, stasera stessa! No, Mortimer, mai prima della nostra morte! Subito, vi dico! Finché saremo vivi non ci separeremo mai da Teddy. Sentite, care, sentite. Mi dispiace terribilmente, ma devo dirvi una cosa gravissima. Sedetevi. Sì. Calma, eh? Calma, calma. Calma, calma. Oh, dunque. Cerchiamo di non perdere la testa. Dunque, fino ad ora noi abbiamo sempre assecondato, è vero, le piccole manie di Teddy perché lo credevamo innocuo. Ma lo è. Lo era. Ma ora deve essere isolato. Mortimer, perché ti metti d'un tratto contro Teddy e tuo fratello? Beh, ma è meglio che ve lo dica subito, perché tanto, prima o poi, verrete a saperlo. Teddy ha ucciso un uomo. Sciocchezze, caro! Ma c'è un cadavere nella cassapanca! Lo sappiamo. Lo sapete? Certo, caro, ma Teddy non c'entra per niente. E ora Mortimer dimentica tutto questo. Tu non hai mai visto quel signore? Dimenticare? Sì, non avremmo mai creduto che saresti andato in giro a curiosare. Ma chi è? Il signor Hoskins, Adam Hoskins, è tutto quello che sappiamo di lui, a parte il fatto che è un metodista. Ah, è tutto quello che sai di lui? Ma che è venuto a fare qui? Che gli è successo? È morto. Ma chi è morto? Gli uomini non vanno da soli a morire nelle cassapanche. È morto prima. Ma come? Mortimer, non fare tante domande. Quel signore è morto perché ha bevuto del vino con un veleno dentro. E come ha fatto il veleno ad andare dentro il vino? Ah, lo mettiamo nel vino perché si sente di meno. Quando è nel tè ha un odore un po' forte. Lo mettete voi nel vino? E sono stata io a mettere il signor Hoskins nella cassapanca. Il reverendo Harper stava per arrivare. Ma quindi sapevate quello che facevate? Non volevate che il reverendo vedesse il cadavere? Certo, all'ora del tè non sarebbe stato gradevole.